tante cose, cioè il mondo è cambiato, quindi che cosa di quell'esperienza là, che cosa può essere utile ad un giovane di 20 anni oggi, che possa servire, che il cinema era diverso, l'Italia era diversa, il cinema aveva un potere di penetrazione, quello popolare, che non è paragonabile con il presente. Adesso ci sono altri mezzi. Il cinema, insomma, aveva ancora... era molto legato alla politica, nel senso che la maggior parte dei registi erano di sinistra. Di questa maggior parte, la maggior parte erano comunisti. È tutta un'altra cosa, ecco. Adesso sentire parlare di comunisti proprio nessuno, proprio, cioè era un'archeologia, ecco, oggi un'Italia in cui fare un primo film era molto più, anche tecnicamente, produttivamente più complicato, nel senso che io per fare questo film ottenni attraverso la mia famiglia, attraverso una banca che si chiamava, una banca molto importante, che era la Banca Commerciale Italiana, che in Italia si è confluita con un'altra banca, non esiste più, ottenni un, non so se si chiama, un fido, un mutuo di 20 milioni che mi permettevano di fare, di arrivare alla fine delle riprese. 20 milioni corrisponderebbero adesso a 10.000 euro, però un momento, 20 milioni allora era una cifra, insomma, abbastanza considerevole, perché dovete pensare all'inflazione, per cui insomma, era una cifra rispettabile, ecco. Però allora, per fare i film, tutto l'apparato tecnico, tecnologico, costringeva appunto, tutto era meccanico, cioè, tutto andava a macchina, insomma, c'erano i carrelli, cioè, io poi non li ho mai usati, mi sa poco, però l'illuminazione era molto più pesante, la pellicola, lo sviluppo, la stampa, tutte cose che si sono enormemente semplificate, per cui a un ventenne di oggi è molto, da un punto di vista tecnico, è più semplice e penso più economico fare un film di quanto non sia stato per me allora nel 1965. Poi era tutto diverso, allora i critici, adesso sì, ci sono ancora i critici dei quotidiani, però scrivono prima di tutto non in modo tempestivo. Usciva un film, il giorno dopo, su tutti i quotidiani c'era un articolo, poteva essere una stroncatura, poteva essere invece un apprezzamento, però c'era una puntualità, c'era quella cosa che per cui tu alla prima già aspettavi, so, a Roma, la prima edizione del Paese Sera o del Messaggero per leggere la critica sul tuo film. Adesso, poi sai, ci sono sempre quelli che dicono che i critici non contano più, scusa, non contano più nulla, invece altri dicono che contano, e come? Poi dipende da genere, poi dipende da genere, cioè se tu fai un film di Natale e che il critico XY parli bene o male di te, se invece un certo tipo di film, la cattiva stampa può danneggiarli fortemente. Vabbè, basta. No, no, sì, basta per ora, certo.